importante distinguere il tempo meteorologico, quello che gli inglesi chiamano weather, che praticamente viene descritto da misure effettuati in un certo punto, in un dato momento. Per esempio, io adesso posso guardare in una capannina meteorologica e vedere che c'è una temperatura, ad esempio, di 5 gradi, un'umidità relativa del 40%, il cielo coperto e così via. Questo mi definisce il tempo, cioè è una fotografia istantanea della situazione, normalmente corredata da dei numeri, che sono le misure effettuate però puntualmente. Il clima è la statistica di questi numeri, quindi io devo avere molte osservazioni che sono state effettuate in un tempo più o meno lungo e di questa serie di osservazioni io ne faccio la statistica. Generalmente si inizia col fare la media, poi si studia magari la distribuzione di questi dati. Quanto lungo è questo intervallo di tempo per poter parlare di clima? Esatto. Normalmente il più lungo possibile, perché così mi svincolo da fenomeni con una certa periodicità. Per esempio, noi sappiamo che c'è il ciclo giorno-notte, una giornata, Certo. poi c'è il ciclo annuale, quindi estate-inverno, ma c'è anche il ciclo solare di 11 anni che può influire comunque sul quantitativo di radiazione. Noi dobbiamo toglierci da tutti questi tipi di ciclicità e quindi cerchiamo di mediare su un tempo lungo, naturalmente non più lungo di tanto perché le osservazioni sul globo terrestre, in modo da poter definire una temperatura media del globo, ce l'abbiamo in realtà da non moltissimo tempo, da un secolo e mezzo. I primi dati di temperatura media globale si hanno dal 1850. Quindi, diciamo, l'insieme dei climatologi di tutto il mondo ha scelto come riferimento un trentennio. I 30 anni sono un periodo sufficientemente lungo in modo da svincolarci dai cicli più normali, che sono quelli che citavo prima, e Certo. sufficientemente corto da avere comunque un po' di statistica, perché se uno prendesse 150 anni di dati ha poi una sola media e quindi non può vedere come è variato il clima. Tendo sempre a fare un certo paragone, proprio per far capire questo concetto, che è quello della nostra temperatura corporea e della febbre. Nel senso, noi abbiamo una temperatura corporea di circa 37 gradi e se uno ha questa temperatura sta bene. Se ha un grado in più, anche solo un grado di febbre in più, quindi ne ha 38, già comincia a stare meno bene. Con 38 gradi si vive, però insomma risulta difficile lavorare. Se uno ne ha 2 gradi in più, 39, è molto difficile fare il proprio lavoro, sì, si può ancora, però si sta male. E sono 2 gradi di differenza rispetto ai 37 di media, è un numero molto più piccolo la variazione, però è sufficiente per farci star male. Il discorso del clima è lo stesso, noi abbiamo una temperatura media di un certo sito, anche del globo terrestre, che è un certo valore, sul globo terrestre circa 18 gradi. E poi abbiamo le fluttuazioni climatiche in questi trentenni e per esempio nell'ultimo secolo il riscaldamento globale di cui parleremo più avanti è stato di circa 1 grado, in realtà esattamente è stato 0,9 gradi a livello del globo terrestre, che è un numero molto piccolo rispetto ai 18 gradi della media globale. Però è un numero significativo perché rappresenta appunto la fluttuazione in un intervallo di tempo molto breve, che è quello di un solo secolo, praticamente un poco di più della vita media dell'uomo. Sulla Terra, diciamo, non è che stiamo male, nel senso che cambia un pochino l'ambiente in cui stiamo vivendo. Cambia significa che ci sono dei cambiamenti con cui dobbiamo avere a che fare, per esempio le risorse idriche Certo. diventano distribuite in modo diverso, la produttività agricola può essere diversa, Anche i fenomeni diciamo estremi, no? anche i fenomeni estremi, è peggiorativo andare verso un clima più caldo perché si hanno un maggior numero di eventi
violenti e anche gli eventi in sé diventano più violenti. Ci sono altri aspetti invece in cui si va verso un miglioramento, per esempio in paesi sottoposti a clima freddo, il fatto che ci sia un clima, un briciolino più caldo permette una maggiore produttività agricola, sto pensando per esempio ad alcune zone in Siberia. Certo. Anche se poi questo discorso va generalizzato al globo, quindi sul globo terrestre non è detto che la produttività aumenti, perché è vero che può aumentare dove fa freddo perché si allunga il periodo più caldo, ma dove fa invece già caldo si rischia di andare incontro a maggiori siccità e quindi di vederla diminuire. Il riscaldamento globale sta avvenendo perché è cresciuta la concentrazione di gas serra nell'atmosfera terrestre. È cresciuta a partire dalla rivoluzione industriale perché noi stiamo bruciando combustibili fossili, petrolio, metano, carbone, eccetera, e quindi abbiamo immesso in atmosfera dei gas serra di cui uno, CO2, la famosa anidride carbonica, ha un tempo di residenza molto lungo, che è di qualche migliaio di anni, e quindi tende a accumularsi e poi verrà digerito dal sistema terra-atmosfera, ma con tempistiche molto lunghe. Quindi noi stiamo continuando a immetterlo. Se anche domani spegnessimo l'interruttore, cioè azzeriamo le emissioni, quello che abbiamo immesso è lì, rimane. Allora, sono stati fatti degli studi per capire, data una certa concentrazione di CO2, quale sarà l'incremento di temperatura corrispondente. Dal momento che si stima che a livello di effetti sul clima un incremento di 2 gradi di temperatura media globale sia, diciamo, quello che l'umanità può sopportare senza avere grossi controeffetti, è stato valutato quanta CO2 corrisponde a un incremento di 2 gradi e facendo il conto di quanta CO2 stiamo emettendo ogni anno, da un semplice rapporto aritmetico è venuto fuori questa data del 2020. Ho capito. Adesso io voglio dire, non è che se andassimo avanti un anno in più a emettere cambierebbe chissà cosa, è semplicemente stato fatto questo conto per far capire all'umanità che stiamo comunque andando verso un limite e che potremmo superare. Se lo superiamo andiamo a modificare ulteriormente il clima e potremmo avere degli effetti a livello di riscaldamento globale molto superiore ai 2 gradi, quindi certo, potremmo aggravare le condizioni. Poi io sono molto scettico sul fatto che riusciamo così in fretta a cambiare tipo di economia, perché poi certo, in fondo si tratta di questo. Certo. Noi abbiamo un'economia adesso che è basata sui prodotti petroliferi e se dobbiamo diminuire le emissioni di gas serra dobbiamo cambiare tipologia di economia. Non la vedo una cosa così rapida.